Dopo l'anteprima con Reinhold Messner, la 50ª festa della montagna UAE conferma la grande affluenza di pubblico durante la prima serata organizzata al centro fieristico. Ospiti di mercoledì 26 ottobre sono stati il giornalista Piero Badaloni, che assieme alla collega Fausta Slanzi ha presentato una delle puntate del reportage Dolomiti, montagne, uomini, storie, e il disegnatore Fabio Vettori, che dopo un'intera giornata trascorsa con i bambini delle nostre scuole ha realizzato un'opera dedicata a Faenza e ovviamente alla montagna. Questo documentario di 6 puntate, ogni puntata dura un'ora, un impegno durato 2 anni, che però insomma, è stato trasmesso più volte da Rai Storia, da Rai International, e quindi in qualche modo ha raggiunto il suo obiettivo, quello di far conoscere queste Dolomiti come bene comune di tutti, non ognuno a pezzettini che si promuove il suo pezzettino di Dolomiti, ma un bene che appartiene a tutti. Dolomiti, montagna, uomini e storie, il titolo del reportage appunto in 6 puntate, vedremo una puntata dedicata ai pionieri dell'alpinismo, ma questo lavoro esplora tutto l'universo Dolomiti. Sì, infatti, e questo è il punto, cioè la novità, che per la prima volta le Dolomiti vengono lette e proposte a chi guarda i documentari, non più diciamo, a compartimenti stagno, no? Ciascuno il suo confine, ciascuno la sua provincia, il suo pezzettino di Dolomiti, ma lette secondo i temi che le accomunano. L'importanza strategica da un punto di vista scientifico, la bellezza sublime del paesaggio, anche gli abitanti delle Dolomiti che pur nelle loro differenze culturali e linguistiche hanno un filo conduttore che le unisce, l'importanza dell'ambiente da salvaguardare e poi un'ultima cosa che veramente forse spiazza chi non lo sapeva, il fatto che le Dolomiti sono state e continuano ad essere una fonte di ispirazione artistica e incredibile in tanti campi. Con Piero Badaloni, la collaborazione della collega giornalista Fausta Slanzi, fotografia e montaggio di Nicola Berti, quindi un lavoro d'equipe legato dall'amore per le Dolomiti. Assolutamente sì, con la speranza che questo amore, questa passione venga trasmessa anche a chi guarda i documentari. Da dove è nata quest'idea di popolare con le formiche, paesaggi, le Dolomiti e non solo? Innanzitutto diciamo che la scuola è stato proprio uno dei posti dove scatenava più la fantasia, sembra strano, ma durante le ore che noi non avevamo molto la mano partiva e riempiva i quaderni di vari disegni. A un certo punto, verso la fine delle medie, mi sono scappate dentro queste formiche nei miei disegni e tutti mi chiedevano disegni con le formiche, allora ho dovuto inventarmi questo lavoro. Sei diventato famoso per le formiche e anche nel novero degli artisti artigiani, ti hanno anche premiato. Sì, diciamo che io poi chiaramente mi sono trovato a fare questo lavoro che tra parentesi diciamo ho iniziato anche con la mia attività di maestro di sci, infatti alle scuole superiori non sono diventato un bravissimo geometra perché, per vari motivi, ma in compenso sono diventato maestro di sci, per cui ho iniziato subito la mia attività diciamo stagionale, l'estate facevo vari lavori tra i quali anche quello di disegnare, mi sono portato avanti sempre di più il lavoro di disegnatore e dopo è diventato un lavoro che adesso insomma, è quello che predomina sulla mia vita insomma, diciamo. Un mondo di formiche è il libro che hai scritto qualche anno fa, poi c'è stata anche una bella esperienza a fumetti? Diciamo che il libro appunto raccoglie un pochino i vari disegni, l'ho fatto sui 30 anni e poi diciamo che un paio d'anni fa l'ho fatto di nuovo, l'abbiamo ridettato per mettere dentro tutti i disegni che avevo fatto negli ultimi 10 anni, per cui raccontano 40 anni di formiche diciamo. Sì, poi il fumetto, non ho fatto grandi cose a fumetto perché i miei disegni più che altro sono le grandi tavole dove c'è dentro tutta questa storia immensa insomma, per cui rimango ancora abbastanza legato più all'illustrazione che neanche al fumetto. Ma con Sorridi Sorridi, l'esperienza musicale con Mariella Nava? Beh sì, lì è stata una bella esperienza perché anche mi piace anche affrontare queste variazioni, diciamo, ho degli amici musicisti che spesso ci troviamo dove io interpreto dal vivo i disegni ascoltando la loro musica e qui con Mariella Nava è venuto fuori un bellissimo video anche perché ho avuto la fortuna di lavorare con un bravo regista che è Gabriele Cipolliti che ha combinato un po' il tutto e vedendolo già dopo alcuni anni è sempre fuori un bellissimo lavoro.
per Faenza, per la festa della montagna. Lui è onorata di averti qui anche perché hai realizzato un'opera proprio per la festa della montagna. Certo, sì, no, beh, l'onore è mio essere qua, insomma, visto che sono passati tutti i nomi dell'alpinismo, sono passati qua per Faenza, per cui per me è un onore essere qua questa sera a parlare di Dolomiti. Infatti anch'io, avendo un negozio a Moena che è il cuore delle Dolomiti, mi sento molto dolomitico. Ho fatto questo bel disegno che ritrae un pochino l'attività sia estiva che invernale della vostra bella società. E mi sembra che sia venuta carina. Qua abbiamo messo appunto la parte invernale e abbiamo fatto questo pullman che parte da cosa che va per vivere insomma nelle Dolomiti, dove c'è appunto queste scalate nelle tipiche cime sul Nerrosa d'Ira, sul tramonto, però dall'alto si vede giù la bella città di Faenza.